pazza musica, pazza musica. Ciao Marcello, mi trovo alle Terme di Caracalla a Roma per un concerto super top, il gruppo più famoso della musica italiana, 58 pazza anni musica, di carriera, 100 milioni di copie vendute. I Pooh, venite con me. Ora si respira, hai travolto la mia barriera. Eccole qui, le amiche per sempre dei Pooh. Seguite! 60 l'anno prossimo! 60! E da dove venite? Da Napoli! Cosenza! Cosenza! Chi ti piace di più di quattro? Dodi! 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 Dodi forever! Robby forever! Lei? Sempre! Dodi, lei? Dodi! Quelli che vanno in amore spesso! Ma che belle queste magliette, questo top, come siete originali, siete proprio dei fan seri voi, eh? Anche autografate! Assolutamente sì, siamo al 261esimo concerto io. Io 200, circa. E io circa 200. 200 concerti? Sono più di quasi 45 anni per quanto mi riguarda, che li seguo. La tua canzone preferita? Canzone preferita, Chi fermerà la musica. Me la accenni? Come fa? Chi fermerà la musica? Chi fermerà la musica? L'aria diventa elettrica. Sono con un gruppo meraviglioso, 58 anni di carriera, 100 milioni di dischi venduti. I Pooh! Dove trovate tutta questa energia per continuare ad andare avanti? Dovevate fermarvi nel 2023 e poi di nuovo un tour estivo. Insomma, e tante iniziative. Perché? Quando la musica chiama, noi dobbiamo rispondere. Ci siamo ritrovati insieme perché avevamo una grande, ci hanno dato una grande motivazione, quella di tornare sui palcoscenici più belli d'Italia. Infatti noi chiamiamo questo tour il tour della grande bellezza. Anche nelle discussioni più forti l'amicizia ha sempre prevalso. Infatti ogni tanto quando ci chiamano colleghi ci viene da ridere, perché noi non siamo colleghi, siamo amici. La musica dei Pooh mi lega, quando andavo in giro per i fatti miei cantavo Piccola Chetti, noi di uno nel mondo nell'anima, era come avere Facchinetti, Negrini vicini. Tre, due, uno. Ciao camper! Grazie!